Siamo sul red carpet di uno dei titoli più attesi di Venezia 78, Spencer di Pablo Larraín con Kristen Stewart nei panni di Lady Diana, ma una Lady Diana molto reimmaginata, trasfigurata un po' nello stile di Larraín, regista di film, tanti capolavori, no? I giorni dell'arcobaleno, Neruda e qui a Venezia Jackie, che in qualche modo anticipava il suo discorso e percorso su grandi icone, la Jackie Kennedy e qui appunto Lady Diana, la firma del copione di Steven Knight, grande sceneggiatore inglese, e Pablo Larraín ha scelto Kristen Stewart per una Diana molto appunto ripensata, non è la classica biografia. Kristen Stewart è molto brava in questo film e incontreremo tra poco i protagonisti del red carpet che stanno arrivando e sono al cosiddetto photo call. I fotografi sono schierati, come già vi raccontavamo, non essendoci più il pubblico per ragioni Covid, non essendoci ancora quest'anno il pubblico, i fotografi sono un po' più spalmati sul red carpet e quindi il photo call diventa più cadenzato. Kristen Stewart, ora la vedete al photo call. Pablo Larraín, the director of Spencer. Everyone has still in mind, tutti quanti hanno Jackie, ancora in mente Jackie, pensano a Jackie che ha avuto l'anteprima qui a Venezia. Hai lavorato a Spencer pensando a Jackie o hai utilizzato un approccio completamente diverso? È un approccio completamente diverso. E credo che i film siano, per un certo punto di vista, simili sicuramente in figure del XX secolo, ma termini, film molto diversi in termini di tono, stile. Sono molto felice però di essere qui, perché Venezia per me è come casa. Questo festival è un vero lusso per il cinema. Vediamo cosa ne penserà poi il pubblico. E mi auguro che molte persone potranno vederlo, potranno goderselo. Che cosa ti attira di più nel lavorare a queste figure così iconiche? Io sono affascinato dalle figure iconiche, sono curioso perché cerco di capirle, non so se necessariamente riusciamo poi a capirle, ma quello che cerco è uno spazio poetico e credo che il cinema e la poesia possano coesistere. What did inspire you in Kristen Stewart and convince you to cast her as Diana? A sceglierla come Diana. Io credo che sia una grandissima attrice e ha un qualcosa che è molto importante nel cinema, il mistero. Se guardi Kristen non sai veramente che cosa succede, cosa pensa, cosa prova, e questo è molto importante, credo. Grazie mille Pablo. Buona serata. Pablo Larraín, regista di Spencer.
e aspettiamo la protagonista Kristen Stewart, che sta ancora, è una delle star più attese del red carpet di Venezia 78, quindi è stata richiamata dai fotografi per il photocall, come vedete. Yeah, is this mic for me? What a movie, what a role. How did you react when Pablo offered you the part of Diana? Offerto il ruolo di Diana. I couldn't say no because I didn't non potevo dire coward, no perché non volevo essere vigliacca, ma gli ho chiesto, ma sei sicuro? Non avevo né un rapporto time, particolare con la principessa Diana all'epoca, ma l'ho assorbita guardando ogni immagine, ogni video, ho letto tutto quello che ha detto, quindi io per natura sono molto protettiva, era una persona di grande talento, è un dono di Dio, un'anima molto bella. Si parla già di Oscar per quello che riguarda la tua performance, ma ti chiedo, qual è stata la cosa che ha rappresentato la maggiore sfida per te nel rappresentare Diana? Ad essere onesta, io credo che la cosa più difficile sia stata sentirmi così isolata, così sola. Da un punto di vista fisico è stata una cosa lunga, fredda, poteva essere insidiosa, però ho preso maggiore consapevolezza di me stessa e del mio corpo, molto più di quanto non sia successo altrove. Mi sono sentita come in grado di ballare, non sicuramente strana, però l'ho proprio sentita, percepita lei. E che cosa ti ha sorpreso di più nel punto di vista sorprendente di Pablo rispetto a Diana? Onestamente sono veramente stupita dal suo impegno rispetto ad una visione così particolare e così immerso nel punto di vista di Diana. È bellissimo riuscire a fare qualcosa di diverso, è una specie di poesia, il film non si prefigge di dire qualcosa di nuovo, semplicemente cerca di immaginare che
qualcosa si è probabilmente provato all'epoca. Thank you, Kristen, very much, and grazie mille, Kristen, e buona fortuna con il film e buona fortuna. Grazie. Kristen Stewart, protagonista nei panni di Diana Spencer, di Spencer. Ultime foto insieme dietro di me, insieme al regista Pablo Larraín. I red carpet di oggi proseguiranno, è una giornata molto ricca, il film molto atteso insieme a Spencer è Dune, ci vediamo più tardi su questo red carpet con i protagonisti di Dune.